Sono giunto all'insegnamento di Bruno Gröning in anni difficili per la Repubblica del Kazakistan, quando c'erano le macerie e nessun medicinale. Le persone avevano davvero bisogno di aiuto. In quel momento l'insegnamento di Bruno Gröning è stato per noi un grande sostegno. Da tempo, a livello medico, esistono stretti legami con diverse università. Nel 1999 un gruppo cinematografico accompagna il dottor Kamp a un viaggio in diversi stati dell'ex Unione Sovietica. Dal 1992 i medici del gruppo medico-scientifico specializzato tengono conferenze informative per tutto il mondo davanti a gruppi di persone interessate, colleghi e studenti. Si tratta della conoscenza fondamentale sull'agire della forza vitale. Questo un medico dovrebbe saperlo. Seguendo un impulso ho iniziato a tenere conferenze informative, perché queste non lo si può tenere per sé. Poi sono stato alcuni anni in Russia con una collega, era primario anestesista qui in Germania, però viene dalla Russia. Siamo stati a San Pietroburgo, a Mosca, a Samara, a Omsk, quindi nelle più diverse città russe, e lì abbiamo parlato anche davanti a studenti di alcune università, come ad esempio a Dniepropetrovsk in Ucraina. Il signor Gröning ha detto che questa forza la può prendere ogni persona, anche voi. A Mosca il dottor Kamp visita anche il centro di ricerca russo di medicina tradizionale, dove ha luogo un'ora di comunità del Circolo degli Amici. Lo stesso direttore dell'istituto, il professor Galperin, è un amico di Bruno Gröning e all'inizio degli anni 90 ha svolto un ruolo importante per fare in modo che il Circolo degli Amici di Bruno Gröning si stabilisse in Russia. Per me è importante dirlo, questa comunità, questo insegnamento, questo sistema porta in sé il bene, la gioia, la pace, l'amicizia e la volontà di fare alla gente solo del bene. Noi insegniamo a tutti quelli che vengono e che vogliono orientarsi all'insegnamento ad accogliere nuovamente la calma, a essere buoni. Qui le persone imparano il principio di uguaglianza, di fiducia e la volontà di fare del bene al prossimo. Poi da Mosca il signor Kamp si reca a Kocetao in Kazakistan. Anche qui tiene conferenze informative in pubblico. L'affluenza di bisognosi di aiuto e interessati è enorme. A farci visita c'era anche il dottor Kamp. Era una visita che aveva un grande significato per la veloce diffusione dell'insegnamento. Quando è venuto da noi per la prima volta, ha organizzato insieme agli amici tedeschi nel nostro palazzo centrale un incontro con gli abitanti a Kocetao. Tutto quel grande edificio non riusciva a contenerli tutti. C'era moltissima gente. Bruno Gröning ha detto: questa forza, la forza divina, è presente in abbondanza per ogni persona. Non costa nulla e ognuno può utilizzarla per sé se impara ad aprirsi nuovamente ad essa. Не стоит ни копейки это. Если человек может сам выздороветься, если он научится, как это возможно воспринимать. Questo è quello che Bruno Gröning ha detto. Nell'ospedale di Kocetao, il dottor Kamp tiene una conferenza davanti ai medici. Anche la dottoressa Koltunova, direttrice dell'ospedale,
e amica di Bruno Gröning. Nel 1998 lavoravo come direttrice dell'ospedale regionale. Clara Zippel, la guida del circolo di amici di Bruno Gröning a Cocitao, si è rivolta a me. Mi ha pregato di verificare lo stato di salute di Nikolaj Ivanovich Gonča e di farne un commento medico. Quando ho conosciuto il signor Gonchar e la sua storia, ero sbalordita nel vederlo seduto di fronte a me pieno di salute, nonostante tutte le diagnosi che erano nella cartella. Questo mi ha così stupita da risvegliare anche in me un grande interesse per questo insegnamento. Non avevo mai sentito nulla del genere. Prima di ciò non provavo interesse per gli insegnamenti spirituali e come molti medici non credevo nei miracoli, ma per me qui si trattava di un vero miracolo. Quest'uomo aveva avuto 3 ictus, tutto il lato sinistro e il braccio destro erano gravemente paralizzati. Per anni aveva perso completamente l'uso della parola e riusciva solo a balbettare. Poi aveva avuto un tumore al polmone. Era stato operato e a seguito della formazione di una fistola si era sviluppata una ferita cronica purulenta che si bagnava continuamente e faceva così tanto male da dover prendere forti antidolorifici. Quest'uomo era arrivato alla fine. Allora è stato introdotto all'insegnamento e poi dopo mi ha raccontato, dopo la ricezione della forza, ha avuto dolori fortissimi nelle parti paralizzate e ha creduto fossero dolori di guarigione. Quando mi sono ripreso ho sentito delle onde dai piedi fino alla testa, una dopo l'altra. Mi sembrava che mi si rizzassero i capelli sulla testa. Poi i dolori sono diminuiti. Non sono completamente scomparsi, ma io li sentivo come lontanissimi. Mi sentivo così bene che per la gioia mi sono messo a piangere. Miglioravo di giorno in giorno. Non so dopo quanto tempo con esattezza, ma sicuramente non più di poche settimane, ha potuto di nuovo parlare, camminare, ristabilendosi completamente. Dopo 3 mesi la ferita, che era aperta da 5 anni, è guarita completamente. Oggi è rimasta solo una cicatrice. La ferita si presentava così, ma è guarito tutto. I medici di lì, soprattutto i 2 primari dell'ospedale, erano molto entusiasti e hanno subito acconsentito a collaborare qui, nel gruppo medico-scientifico specializzato, grazie a questa incredibile guarigione a cui avevano assistito. Ho pensato che forse questo insegnamento sia l'unica possibilità di ricevere aiuto in quest'epoca. Perciò ho parlato anche ad altri medici dell'insegnamento, invitandoli nella comunità. Così ho fondato una nostra comunità di medici a Cocitao. Sono giunto all'insegnamento di Bruno Gröning in anni difficili per la Repubblica del Kazakistan, quando c'erano le macerie e nessun medicinale. Le persone avevano davvero bisogno di aiuto. In quel momento l'insegnamento di Bruno Gröning è stato per noi un grande sostegno.